A noi giornalisti piace guardare anche oltre la partita e cercare delle storie, no? L'anno scorso il derby d'andata contro Gasperini, l'allenatore del Palermo, la più brutta partita del canale l'anno scorso. C'è da questo punto di vista da parte sua anche un senso di rivincita sportiva, si intende, oppure non c'entra nulla? No, al di là di quelle, sì, solo ricordare una ferita ancora aperta, però abbiamo a sufficiente motivazione per dover far bene domani, per cui questo al di là di questo aspetto che comunque conta relativamente, noi sappiamo e abbiamo motivazioni sufficienti per andare in campo e mettere in campo la prestazione che ci vuole domani. Continuità alla prestazione di domenica, penso sia la prima cosa, e c'è anche l'opportunità di arrivare alla sosta con serenità ed entusiasmo, cosa che credo sia molto importante per poter lavorare per 2 settimane con un certo clima. L'una è la conseguenza dell'altra, per cui il fatto di comunque di bissare la prestazione sotto tutti i punti di vista dell'approccio, dello spirito, della qualità, significa avere più possibilità di fare risultati, e questo significherebbe comunque arrivare alla sosta con la testa giusta. Intensità e velocità nel recupero palla per poter andare alla fase difensiva, può essere la chiave tattica della partita? E credo che sia la chiave tattica per in generale, perché comunque sono componenti che sono fondamentali, soprattutto per questo Catania, perché ha sempre messo in campo questo quando si è riuscito a fare bene, e da questo non può prescindere. Mister, vi chiedo intanto quali sono le condizioni di Alvarez, se è impiegabile sin dal primo minuto, e quindi le conseguenze che questo può portare nell'11 titolare. No, Alvarez si è allenato adesso, a parte il primo giorno della settimana, mi sembra differenziato, poi ha fatto anche giovedì, ha fatto la partita con dopo quella prima settimana che facciamo, ma qui sta bene. È disponibile si è allenato, è disponibile, qua se è allenato e è convocato, vuol dire che è disponibile. Si è emerso meglio di altre volte questo spirito di squadra che magari quest'anno aveva in qualche momento aveva lasciato desiderare. E in più questa compattezza, questo essere corti, che ha portato poi appunto a dare solidità a tutta la squadra. Quello che manca è che dobbiamo dare continuità, non basta una partita per dire che siamo guariti, bisogna comunque dare continuità e dimostrare sul campo che si è preso la strada giusta e non si torna indietro. Solo la continuità o anche come che cosa? Ovvio che poi nella continuità migliori la prestazione, poi c'è stato un momento, l'ultima partita, che magari è emersa anche un po' di paura nel fare le cose, finché non abbiamo magari raddoppiato il risultato, per cui credo che tutto questo venga consolidato appunto attraverso la prestazione, attraverso i risultati. Da questo punto di vista poi tutto il resto migliora. Del Genoa di Gasperini, di nuovo e di più temibile, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma intanto incontriamo una squadra che non abbiamo visto all'opera, per cui non sappiamo quali saranno, al di là di quello che si legge, quali saranno i riferimenti, per cui il fatto di non avere la possibilità di aver comunque visto già all'opera la squadra con la guida Gasperini non ci toglie qualche riferimento, per cui da questo punto di vista sicuramente non è un vantaggio. Ecco, sicuramente non è un vantaggio, però nello stesso tempo io credo che una squadra nuova che prende anche un dettaglio tattico anche diverso, perché Gasperini arriva e forse vuole cambiare il Genoa totalmente, può essere un vantaggio per il Catania, nel senso di destabilizzare anche i pochi punti di riferimento nuovi che hanno, quindi i cambi di fronte repentini da sinistra a destra per
muovere questa difesa 3 che potrebbe applicare anche Gasperin e le vie centrali, dato che se dovesse giocare Lodi sappiamo che non è un fulmine in fase di transizione. Questo non posso dire, nel senso che comunque loro anche nelle ultime gare stanno giocando a 3 dietro, per cui non è che sia così rinnovata la cosa. Io sono convinto che troveremo una squadra, anche perché è formata da giocatori esperti, per cui quando una squadra è formata in questo modo anche si è più ricettivi, è più facile anche andare a fare certi cambiamenti. Sono tutti giocatori che hanno già fatto il campionato, e giocatori come di qualità ed esperti, per cui questo significa che non è difficile trovare equilibri quando funziona in queste circostanze. Mister, questo Catania, quello che ho visto anche contro il Chievo, che ha fatto notevoli passi in avanti, quanto è ancora distante dal vero Catania di Maranga, quello che lei immagina? Ma intanto, secondo me, era proprio trovare l'identità giusta, io avevo detto che con il lavoro, potendo lavorare insieme con questa squadra, solo così potevamo raggiungerla. Adesso le settimane, abbiamo giunto un'altra settimana e sono convinto che tutto questo porterà dei miglioramenti. Recupereremo, stiamo recuperando qualche giocatore, perché qualche giocatore domenica scorsa ha giocato ma non era neanche in condizione di giocare, però è sceso in campo perché c'era nella necessità. Isco, uno di questi che aveva fatto un allenamento e si è trovato in campo. Per cui il fatto adesso che si recuperano anche tutti i giocatori, perché comunque abbiamo avuto un periodo difficile anche da questo punto di vista, migliorerà senz'altro. Dopo c'era competizione, questo deve alzare la soglia della prestazione da parte di tutti. E per cui io sono convinto che questa squadra, come lo dicevo prima, adesso però dobbiamo confermare questa mentalità che abbiamo ritrovato e bisogna confermarla in campo. A Ciccio Lodi cosa vuole dire, visto che sarà la prima da avversario del Catania, e se ha preparato degli accorgimenti specifici per l'unità? No, lui ha preparato la partita contro il Genoa, non contro l'Odi. L'Odi l'ho già detto all'inizio dell'anno, ha fatto in bocca al lupo pubblicamente, per cui non è che sia. Adesso è un giocatore del Genoa e noi dobbiamo passare alla gara. È il Catania contro il Genoa, questo a me preme la partita. Il Genoa a fuori casa quest'anno ha tenuto testa 70 minuti all'Inter prima di rendersi in finale, e a Udine ha perso negli ultimi minuti, oltre ad aver vinto fuori casa, ma lascia il tempo che trovi, il derby contro la Sampdoria. Quindi paradossalmente finora il cammino esterno del Genoa è stato migliore di quello interno. Sì, perché infatti, se c'è una spiegazione anche un punto di vista tattico. Infatti io sono convinto, vedendo che il secondo tempo della partita dell'ultima gara, dove è finito il crescendo contro la partita fatta in casa, anche con Napoli, anche perdendo, però ho visto una squadra di salute, una squadra che sta bene, per cui non ci aspettiamo una squadra che ha grandi qualità e che sta bene, per cui noi dovremmo essere molto attenti e fare una grande prestazione per venire a capo di una partita così delicata. Anche se oggi non è nella lista dei convocati, un primo giudizio su Peruzzi, che vuol dire sta cominciando a lavorare con continuità insieme a voi. Cosa si può dire se effettivamente un giocatore che in prospettiva può diventare molto importante? Assolutamente, è la prima settimana che si allena con il gruppo, il giovedì ha fatto anche un pezzo di partita e questo sono segnali positivi. La prima impressione sono senz'altro positive, il giocatore comunque che può dare molto a Catania, a questa squadra. Alvarez ha già risposto al collega. Per quanto riguarda Isco, la caviglia ancora fa male e che disponibilità ha? E poi un'altra cosa, mi preme anche sottolineare, confrontarmi con lei su Taxidis, perché forse ha ricevuto troppi fischi anche sulla prestazione, in un ruolo secondo me fondamentale, soprattutto nell'economia di un 4-3-3 che è il metodista, dove ha bisogno anzi di tantissima fiducia. Anche l'età è un momento particolare per il giocatore. Quando era Mariano si è allenato a parte anche questa settimana, perché poi avendo chiesto un enorme sacrificio a lui per scendere in campo, i postumi sono arrivati fino ad oggi quasi, perché oggi, ieri ha partecipato un po' e oggi, per cui è in via di recupero, ovvio che questa sosta poi servirà come toccasana a Mariano.
E per quanto riguarda Testini, secondo me, al di là di qualche errore magari un po' evidente che ha commesso, però la prestazione è stata positiva, molto positiva. E purtroppo è stata magari all'occhio esterno, è stata mancata magari da un paio di errori di misura che sono stati evidenti, però la prestazione nel suo complesso è stata buona. E Panna sicuramente ha bisogno di fiducia, ha bisogno di crescere. E credo che adesso, con la squadra che ha preso un certo tipo di percorso, tutti quanti giocheranno di questo, per primo. Proprio in relazione a quello che ho detto prima su Izco, avremmo fatto delle valutazioni circa l'opportunità di schierarlo o meno dall'inizio, e quanto questa possibilità apre anche alla riconferma di Taxis, posto che finora Brasil, che da quando è arrivato ha sempre giocato al Milan, sono dei punti fermi tanto quanto lo è Izco. Ma Izco, lui ha fatto con la squadra, ha fatto due allenamenti la settimana scorsa e questa mattina si un po' ieri, per cui è ovvio che Mariano, al di là di essersi reso disponibile la settimana scorsa, è in una condizione, più che altro per la caviglia, ancora non ottimale. Però lui è un generoso e comunque cerca sempre di mettersi a disposizione. Appunto. È ovvio che io di questo devo tener conto. Gli dico anche cosa possono dare Checo e Boateng all'attacco e cosa manca ancora per ambire a poter partire da titolare. Sono ragazzi giovani che devono crescere, hanno caratteristiche magari anche diverse, però sono ragazzi che si devono far tesoro di questa esperienza per poter appunto per poter crescere, per farsi trovare pronti quando sarà il loro momento. Tornando proprio a Taxis, è molto importante in questa gara per chiudere magari qualche corridoio di passaggio nei rifornimenti verso Gilardino, che è uno che si abbassa molto, che tende anche a fare tanta sponda per gli inserimenti. Ma dovremmo essere bravi non solo chi gioca davanti alla difesa, ma dovremmo essere bravi tutti a mettersi nelle condizioni di togliere molte traiettorie, perché comunque il Genoa, come penso, perché ripeto, non abbiamo una partita sul quale fare riferimento, ha la capacità appunto di entrare dentro in certe zone del campo anche con le punte esterne e trovare magari le giocate che possono poi mettere in difficoltà la linea difensiva, per cui da questo punto di vista il centrocampo dovrà essere molto bravo a leggere bene le traiettorie. Però a proposito del centrocampo, mi ricordavo un'altra cosa che non avevo fatto prima. Plasida, quando è arrivato, ha giocato quasi immediatamente con uno o due soli allenamenti. E cosa sta dando in più a questo giocatore e soprattutto la sua importanza in un momento di transizione come è stato quello che ha, insomma, che è stato il preludio alla prima vittoria, in cui lui neanche poi ha parlato apposta, ha messo la zona più. Ma probabilmente lui rispetto agli altri ha sofferto meno questo periodo, ha sofferto anche mentalmente meno, era più fresco mentalmente per affrontare anche nella sua prestazione e nel dare il suo contributo, proprio perché era appena arrivato e questo magari gli dava, alleggerito un po', perché se andiamo a vedere anche i giocatori che sono arrivati negli ultimi giorni, tipo Biraghi, sono quelli che magari mentalmente erano quelli più liberi, diciamo. In questo momento che cos'è secondo lei che sta bloccando un attimo l'esplosione di Mondo? È una questione di condizioni fisiche, perché è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri compagni, o è anche una ragione di adattamento al calcio italiano, considerando che viene comunque da due anni tra Francia, Brasile, in quella regione? Sicuramente dal punto di vista della condizione, la condizione è migliorata, lui sta bene, non ha problemi di condizione, anzi è un giocatore che da questo punto di vista non ha... Ovvio che soprattutto per quanto riguarda un difensore il calcio italiano è un po' diverso perché è molto tattico, sono situazioni da leggere che magari in altri campionati non sono uguali, e allora molto spesso per i difensori c'è bisogno di questo tipo di adattamento, di un po' di tempo appunto per adattarsi a questo, e credo che lui ha tutte le carte in regola appunto per farlo molto in fretta. La mancata convocazione di Maxi Lopez, da che cosa è dipesa? Perché si è pensato che per un periodo di fare un lavoro differenziato, appunto per mettere nelle migliori condizioni anche lui di andare in campo, allora si è pensato di fare una sorta di lavoro differenziato, anche magari sfruttando appunto la sosta e cominciare la settimana già che abbiamo passato, cominciare con un certo tipo di lavoro appunto per accelerare un po' anche
modo per entrare in condizione prima, per cui adesso questo. E oltre a Pekovic, restando sul ruolo, la possibilità di vedere Neto in posizione centrale è utopia oppure ci ha pensato? Sì, sicuramente ci ho pensato, anche se magari anche lui è un giocatore che preferisce più partire dall'esterno che fare da riferimento, insomma, soprattutto lui è molto convinto di questo, per cui è da valutare poi in base alle situazioni che ci si troveranno in campo. Un riferimento alla designazione arbitrale, l'anno scorso in Napoli-Catania la direzione di Calvarese fu insomma indiciata da tanti errori a danno del Catania. Invece in una finale playoff, se ricordo male, Varese Sampdoria, con lei allenatore del Varese, fece un'ottima direzione di gara. Cosa ricorda di quella serata di Napoli e che cosa si aspetta domani? No, ma aspetto io grande fiducia in quello che nell'operato dei nostri direttori di gara, per cui sono convinto poi che Catania aiuta a trovare. A mettere in condizioni ideali per poter dirigere una gara nel migliore dei modi, per cui sono convinto della prestazione che possono e delle capacità dei nostri atleti. Mister, quanto sarà importante conquistare questi 3 punti prima della pausa, a livello psicologico? A livello psicologico è importante di più. Il missare la prestazione, magari l'essere capaci che proprio attraverso la prestazione di portare a casa una vittoria significherebbe molto. Che ci darebbe la possibilità di lavorare poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e con estremo ottimismo, ma direi dell'ottimismo, ma in maniera positiva. E credo che sarebbe un grande passo proprio per poi arrivare a fare questo spin fino alla fine dell'andata. Parliamo di Biraghi, è stata una sorpresa molto lieta per tutti, ne parlavamo anche in settimana con lo stesso Bellucci, che è un suo non coetaneo, ma quasi con un compagno di squadra, e per farlo apposta quel giorno stesso è arrivata la convocazione nell'Under 21. Non dico che è stata una fortuna, ma è stata una lieta sorpresa anche per lei, avere un momento in cui comunque c'era bisogno di un terzino sinistro, e da un 92. Forse ci si aspettava qualcosa di meglio. È una sorpresa del tutto no, perché era un giocatore che io conoscevo, che avevo seguito abbastanza, per cui sicuramente lui è stato bravo a capire subito la categoria e mettersi subito in evidenza. Questo adesso, come per tutti i giovani, bisogna sempre confermare, il vero saldo è sempre nel confermare le proprie prestazioni, però lui lo vedo con la testa giusta, per cui non credo che avrà problemi. Sono felice per lui per questa convocazione, che trova attraverso anche perché il Catania gli ha dato fiducia, è un bel premio per,